ragazzi, sono il piccolo Ruby, sono qui per parlarvi di 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire di Melissa P, riesumato da qualche parte, perché io questa copia l'ho persa, me la sono fatta prestare, ed è un libro che fece scandalo ai tempi, tutti che gridavano, oh mio Dio che scandalo, oh mio Dio che schifo, che roba porno, che roba porca di qua e di là. Però le stesse persone che hanno questo alto grado di moralità, stranamente, quando è uscito After, non hanno detto, beh, quando si vede la donna mercificata alle 7:30 sulla TV generalista, non dicono niente. Boh. Ma c'è un motivo del perché questo non c'è, no? Del fatto che si è gridato lo scandalo qui sì e in altri contesti no. Per il fatto che qui si parla di sessualità femminile, si parla di autoerotismo femminile, cosa che è assolutamente negata in libri e in contesti che sono usciti di recente. Non mi sto qui a ripetere perché sapete benissimo di che cosa sto parlando. Melissa ha 16 anni, è consapevole del proprio corpo, è consapevole della propria femminilità, è consapevole del proprio essere donna e va alla ricerca del suo piacere, che non necessariamente deve essere correlato con un pene o comunque con il figone di turno che ti fa vedere le stelle o che ti fa bagnare nel momento in cui lui ti sfiora con l'unghia la guancia. Quindi è una ragazza consapevole, è una ragazza che ha i suoi difetti, ha i suoi turbamenti e va alla scoperta e alla ricerca della sessualità. Prima intraprende questa relazione con Daniele che la fa soffrire, poi avrà questa relazione, comunque questa esperienza dove lei farà sesso con tanti uomini, poi ci sarà questo professore che la tratterà come una lolita fino ad arrivare poi alla fine dell'amore. Se prima lei considerava solo il sesso come qualcosa di carnale, alla fine lei dice, o comunque il ragazzo con cui poi starà insieme, dirà che c'è questa unione di due corpi, quindi si arriva comunque in maniera molto bella alla concezione, insomma, del sesso legato anche all'amore. Quindi, dicevo, lei è a 16 anni, a scuola, va male a scuola, è un po' così, no? Non ha tanta voglia di studiare, con i genitori parla e non parla, i genitori poi che tra l'altro si preoccupano, cosa che in altri contesti se ne vanno per mesi e mesi su isole sperdute, lasciano questi villoni in mano ai figli, ma parliamone. Comunque è una ragazza consapevole. Tra l'altro, la cosa molto bella e molto interessante è che durante il suo primo rapporto sessuale lei non sente assolutamente niente, non sente piacere, non prova assolutamente niente, no? E che ci può anche stare, cioè voglio dire, non è che la prima volta deve essere una maratona che tipo andrà sempre tutto bene, c'è magari un impaccio, non si sa come si infila, dove è com'è l'anatomia, cioè ci può anche stare che la prima volta uno dice, senti, non ho sentito niente di qua e di là, eccetera eccetera, mentre in altri contesti questi qui, a parte entrare nel merito della situazione dei loro membri, no, che sono calibrati dai 20 in su, che sono grandissimi, potentissimi di qua e di là, pare che gli facciano vedere tutti i pianeti, e ma non è assolutamente credibile questa cosa, è più credibile una ragazza di 16 anni che fa per la prima volta l'amore, il sesso, come lo volete chiamare, a seconda di quello che volete provare o di quello che volete cercare in quel momento, che dica io non ho provato assolutamente niente, non ho provato nulla, non ho provato quello che vorrei aver voluto provare. Ma la cosa molto bella e molto interessante è che Melissa alla fine di tutte queste esperienze si senta sporca, si sente in qualche modo non pulita, la sua anima in qualche modo non è... è turbata e quindi sente il bisogno di spazzolarsi i capelli con i 100 colpi di spazzola, proprio perché lei in quel momento si sente vuota nell'avere delle relazioni puramente carnali, mentre poi quando arriverà alla fine capirà il romanticismo, capirà le coccole, capirà l'amore, capirà che cosa vuol dire stare veramente con qualcuno. Ma la cosa veramente ancora più interessante di questo libro, che è stato veramente
massacrato. Io ho visto le recensioni su Hobby Goodreads, è stato veramente massacrato. E io consiglierei caldamente a queste persone di leggere After, di leggere La Tud, di leggere La Arme in Trout, di leggere tutto quello che volete voi, e poi ne possiamo riparlare. Oddio, non sto dicendo che è scritto benissimo, che è un capolavoro. Ovviamente è un diario di una sedicenne, dovete aspettarvi la scrittura del diario di una sedicenne, che ovviamente non è Platone, ovviamente non è Dante, che c'entra Platone, non lo so. Comunque non userà un linguaggio forbito, non userà un linguaggio da tizia universitaria. È una ragazza di 16 anni che riversa le sue emozioni sul diario. Quindi la cosa, dicevo, interessante è che è lei la padrona del gioco. È sempre lei che decide, è sempre lei che decide dove, quando e perché. E decide lei cosa fare o cosa non fare. Quindi lei ha potere, la femminilità, la sessualità femminile, l'autoerotismo femminile, ma anche il potere femminile, il potere di decidere, il potere di fare, il potere di essere consapevole che in qualche modo è lei che ha il potere e quindi può gestirlo come vuole. E questa è veramente una cosa molto interessante, no? Che è ovviamente andata scemando perché oggi come oggi, ripeto, troviamo delle donne sottomesse alla volontà dell'uomo, che l'uomo le porta al piacere, l'uomo deve decidere, l'uomo deve fare e quant'altro. Quindi è un romanzo, un diario veramente molto interessante. A me è piaciuto veramente tanto. E non entra ovviamente nei particolari, quindi quelli che gridarono al porno di qua di là non hanno capito una beata minchia, perché comunque c'è la descrizione dell'atto sessuale che viene fatto in maniera molto molto pulita, proprio la descrizione anche degli organi sessuali. Lei lo chiama l'ignoto, il lete, il segreto, no? Queste, è veramente molto molto una descrizione molto molto pulita. Lei non si concentra, oh mio Dio, sta tirando giù i pantaloni, c'aveva una cosa che appare a una proboscide, perché voglio dire, lasciami anche l'immaginazione e poi. Cioè, nel senso, a me può anche non fregarmene nulla di come se è al pari di una proboscide di un elefante, non me ne frega assolutamente nulla. Quindi trovo che la riscoperta di questo libro è stata veramente molto interessante e, ripeto, è assolutamente credibile, perché è una ragazza con insicurezze, è una ragazza che va a cercare qualcosa che non deve, è una ragazza che cerca momenti di solitudine, è una ragazza che cerca anche la propria indipendenza a volte, è una ragazza che cerca l'amore e lo cerca anche sbagliando, anche facendo delle cose che non deve fare, cioè facendo le proprie esperienze. Cioè, io penso che nella vita gli errori ci aiutino anche a crescere, gli errori ci aiutano anche a maturare. Ed è questo proprio la cosa molto interessante, la cosa veramente molto bella. Ed è un peccato perché se Melissa Pio avrebbe continuato a scrivere su questa onda, no? Quindi di libri che parlavano di erotismo, sarebbe stato veramente molto interessante. Una cosa che mi sono dimenticato è che la cara Melissa ha anche un'esperienza lesbo, ha anche un'esperienza con una ragazza. Apriti cielo, cioè quello è proprio il culmine del porno, del pop-porno, oh mio Dio, oh mio Dio. Cioè, se la cara Tessa ci avrebbe avuto che ne so, un approccio sessuale con Molly, forse forse si poteva vedere qualcosa di interessante. Ma mi sono piaciute le frasi finali, mi è piaciuto veramente anche la maturità. Mi è piaciuto veramente come alla fine del libro si parla di fare l'amore ed è una cosa che veramente non c'è nei libri, perché nei libri si parla sempre di scopare, scopiamo, scopiamo, scopiamo di qua e di là. Sì, ok, scopare, scopri con la tua vicina di casa, con la tua tromba amica. Io penso che con la persona che ami tu fai l'amore, perché non vuoi condividere non solo l'atto fisico, ma vuoi condividere anche qualcos'altro. Quindi, come poi alla fine lui dica, e io questa frase ve la dico, mi chiedevo quando avresti voluto fare l'amore. Lui è rimasto in silenzio e io ero morta di vergogna. Ho sentito le guance infuriarsi. No, Melissa, no, tesoro.
Non devo essere io a decidere quando faremo l'amore, lo decideremo insieme, se e quando, ma saremo tu e io insieme. Cioè, lui praticamente non la circuisce, cioè non è che dice no, vabbè, dai, se non me la dai allora non mi ami, di qua di là. No, lo decideremo insieme. E io penso che questa sia la frase più bella che io abbia mai visto, nonostante questo libro possa essere considerato brutto, trash o tutto quello che volete voi. Lo decideremo insieme, perché in una coppia si condividono le cose, in una coppia si decidono insieme le cose, perché voglio dire, se in una coppia io comando e tu obbedisci, non siamo più una coppia, ma siamo padroni e schiavi. Schiava, pensano, e questa cosa mi ha veramente colpito ed è stata una cosa veramente molto bella. Io vi consiglierei di leggere questo libro, di riscoprire questo libro, dopo tutta la valanga di schifo che ci hanno buttato addosso in libreria, che ci hanno fatto trovare tra l'altro in libreria, perché è veramente un libro di una delicatezza, di una raffinatezza. Veramente molto molto particolare, sono rimasto veramente colpito e ho colto comunque dei messaggi, delle cose che ai tempi non avevo colto, anche perché ai tempi io leggevo altro, ma lasciamo perdere. Molto bene, io vi saluto, io e la caramelista, spero che si ravveda e magari continui a scrivere qualche libro erotico o porno, come volete chiamarlo voi, e continuare insomma su questa linea. Bene, fatemi sapere se l'avete letto ai tempi, se non l'avete letto, se vi ho incuriosito nella lettura, fatemi sapere un po' voi e ne discuteremo qui sotto. Bene, il video è finito, vi mando come al solito un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!